San Siro vestito a festa per questo match, atmosfera rovente sulle tribune, ancora pochi istanti prima del via. Un saluto da Piero Gipardo e Stefano Nava, di nuovo insieme per raccontarvi quella che si preannuncia una splendida partita. Sfida che vede protagoniste Inter e Barcellona. Il carattere amichevole del match potrebbe invitare qualche giocatore a tirare indietro la gamba, ma alla fine credo che nessuna delle due vorrà uscire dal campo sconfitta. Queste le scelte iniziali del tecnico dell'Inter. In porta c'è Handanovic, in difesa De Vrij con Skriniar, Brozovic insieme a Vecino nel cuore del centrocampo e davanti Romelu Lukaku accanto a Lautaro Martinez. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Il tentativo di pressing qui. Ecco la formazione titolare del Barça. 4-3-3 con un tridente leggero in avanti, senza prima punta. Ha preparato la partita in modo da sfruttare la rapidità dei suoi attaccanti per seminare lo scompiglio nella difesa avversaria e creare spazio per gli inserimenti da dietro dei centrocampisti. Ancora la circolazione di palla. Taglia centralmente. Fa sua la palla con un intervento duro ma regolare. Nelson Semedo. Provano a inaridire le fonti di gioco avversarie. In molti sono arrivati allo stadio per vedere da vicino Lionel Messi, un vero e proprio artista del calcio. Vedremo se saprà incantarci con le sue magie. Ogni aggettivo su questo giocatore è superfluo. Da lui parlano la sua storia, i trofei vinti, i record battuti. Lukaku. Lautaro Martinez. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Può andare sulla fascia Jordi Alba. Attenzione a Jordi Alba. Si accentra, attenzione. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. De Jong. Arturo Vidal. Guadagna metri. Attenzione a Messi. Candreva. Lautaro Martinez. La squadra avversaria riconquista il pallone. Messi. Gran palla di Messi. Attenzione a Suarez. Il rinvio di Diego Godin. Vidal. Jordi Alba. Interrompe l'azione pericolosa. Hanno metri a disposizione. Sensi. Occhio all'avanzata. Taglia verso il centro. Cross respinto qui. E c'è il gol dell'Inter. Ha lasciato partire una cannonata, nulla da fare per il portiere che ha solo potuto guardare il pallone entrare sulla sua sinistra. Si torna a giocare con i nerazzurri dell'Inter che sono adesso avanti. Riconquista il pallone con un buon tackle. Lautaro Martinez. Viene avanti il Barça, occhio all'avanzata Blaugrana. Messi. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Occhio a Messi. Ha già segnato. Attentissimo il portiere che non si è lasciato sorprendere. Decisamente molto bravo. Piqué. Possesso palla per gli avversari. Contrasto pulito che ferma l'avversario. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio.
De Frey, Candreva, Brozovic, Lautaro Martinez, bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio, De Jong, occhio a Suarez, c'è il fischio, calcio di rigore per il Barça. L'arbitro è stato clemente in questa occasione, poteva starci credo anche il cartellino. Ha commesso un brutto fallo, poteva andargli anche peggio. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario e non il pallone. Troppo irruente, ha sbagliato il tempo della scivolata, finendo per falciare il proprio avversario. E c'è la parata sul rigore di Messi. Corner battuto corto. Mette in mezzo. Attenzione, Andanovic non la tiene. Perdono palla banalmente. Attenzione a Messi. Messi si beve il marcatore. C'è il tiro di Messi. C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Jordi Alba. Piqué. Puntuale qui il difensore nel recupero. Nelson Semedo, Arturo Vidal, perno del centrocampo della nazionale cilena che ha vinto l'ultima Coppa America. Vidal è certamente fra i centrocampisti più completi in circolazione. I suoi inserimenti alle spalle delle punte e il suo tiro dalla distanza possono rivelarsi fatali per le difese meno attente. Un brutto cliente da non perdere mai di vista. Si lanciano negli spazi, vince il contrasto e recupera il pallone. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. Guadagna metri, può metterla da lì. Tutto facile qui per il portiere. Si giocherà ancora per due minuti. Agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto, non si è perso troppo tempo. Possesso per Suarez. Sarà rimessa laterale per il Barcellona da buona posizione. Hanno gettato al vento questa rimessa, regalando il pallone agli avversari. E si chiude così il primo tempo, 1-1. L'arbitro fischia qui a San Siro, parte il secondo tempo. Intervento falloso, punizione per il Barça. Nelson Semedo. Busquets. Arturo Vidal. Jordi Alba. Grande uno contro uno. Griezmann, portiere sulla traiettoria, nessun problema. Asamoah. Brozovic. Candreva. Ferma l'azione e concede la touche, la rimessa con le mani. Stefano, t'ha convinto fin qui Messi in questo primo tempo? Ha segnato il momentaneo gol del pareggio. Lukaku col tocco filtrante. Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piera, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto.
E la messa è una conclusione ravvicinata, abbastanza semplice, ma forse solo apparentemente. Bisogna farsi trovare pronti e metterla, e lui c'era. Si riprende col Barcellona costretto adesso a scoprirsi. Guadagna metri verso l'area. Lukaku, Antonio Candreva, il nuovo Lukaku. È tutto solo, deve solo appoggiare. Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare, ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Rivediamo il gol, ha concluso praticamente a porta vuota, aveva solo l'imbarazzo della scelta, non poteva non approfittarne. Non si possono concedere occasioni del genere e sperare di rimanere impuniti. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. C'è la norma del vantaggio per il Barça che può attaccare. Occhio, si libera facilmente del marcatore. Troppo facile andargli via. Sensi. Percentuali di possesso palla Inter inferiori a quelle degli avversari. Ma come sappiamo bene, il possesso palla sì è importante, ma non è tutto, eh. È fondamentale come viene gestito se si vuole segnare e vincere le partite. Loro stanno dimostrando di avere le idee molto chiare. Vedremo se il canovaggio del match cambierà da qui alla fine. Cerca il secondo palo. Ha letto bene l'azione. Ed ecco il gol. Azione perfetta, pressing da manuale. Parla recuperata e tanti saluti al portiere. Alcune volte il portiere, lo sappiamo, può far vincere le partite. Direi che oggi non è andata assolutamente così, anzi. Allenatore richiama in panchina il giocatore e il pubblico, sentite, sentite con quanti fischi accompagna la sua uscita dal campo. È dalla sua espressione. Occhio a Messi che è solo. Attenzione, Andanovic non la tiene. Godin. Candreva. Lukaku. Lukaku col tocco filtrante. Ha segnato l'Inter. L'Inter oggi non vuole solo vincere, vuole stravincere. E direi che finora ci sta riuscendo alla grande. L'allenatore opta per un cambio. Direi che si affida a forze fresche. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Messi si beve il marcatore. Allontana il difensore su questo tiro. Porca Valero. Possibilità di contropiede, attenzione. Buon tiki-taka quest'oggi, fin qui. Candreva. Hanno chiuso nel migliore dei modi una ripartenza da manuale. Veloce, rapido, letale. Contropiede perfetto. Ha trovato due gol, ha confermato la sensazione di essere in grande forma. Gli avversari devono marcarlo meglio. Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. Real 70.